è previsto in questo momento una conversazione tra Roberto Mancuso, che è abbastanza abbioccato, quindi non si sa quale contributo potrà dare a questa discussione, a questa conversazione, Salvatore Antonacci e Gianni Colacione sul tema rappresentanza e rappresentatività, quale forma partito. Quindi proprio se qualcuno ancora non si è accontentato, si porterà la rivolta e la tempia, è il momento giusto sicuramente. Gianni, mandaci il tuo video così ti mandiamo anche in trasmissione, perché sei già in collegamento audio. Ciao Gianni, ci sei? Non sentiamo Gianni Colacione. Ah, ecco, lo vediamo. Oh, il logo di antiproibizionisti. Gianni, però non ti sentiamo. No, mi sentite? Adesso sì. Ora sì. Ora ti sentiamo, se... Perfetto. Se riuscissi a mettere il simbolo a sinistra e te a destra, sarebbe perfetto. Vabbè. Questo è un po' problematico, perché mi sono preparato qua e tutto quanto... E tutto che... ecco. E allora già così, perché... Se no non riusciamo ad apparire tutte e due in 3D, vediamo un po' se così riusciamo a rimediare. Ok, pazienza, sì, appariranno tagliate le nostre facce. Non ha importanza, meglio così. Ecco, infatti. Ok. Garantiamo l'anonimato. Sì, se riesci a metterti un po' più al centro, perché... Aspetta, un po'. Al centro sarebbe di qua? No. Ecco. Sei tutto alla tua destra, dovresti metterti un po' al centro. Ecco, sì? Sì, perfetto. Era troppo appiattito sulla destra, diciamo. Perfetto, e così ottimo. Allora, abbiamo praticamente 20 minuti, stringiamo anche il tempo di questo appuntamento. Stringiamo anche il tempo di questo appuntamento in modo da essere in grado per le 16 di partire con il collegamento con i compagni casertani, che già si stanno preparando, infatti prima li ho visti collegati con lo studio, con la regia, e io direi di lasciare proprio a Gianni. Intanto Ana dice che si sente malissimo, ma Ana, io credo che dipenda dalla tua connessione, fammi fare una verifica, perché l'ho già fatta prima. Magari proviamo a chiedere ad altri della chat che stanno all'ascolto. Oddio, non sono tantissimi, però si sente malissimo, ragazzi. Invece si sente bene, Ana, mi dispiace. Purtroppo non funziona. Intanto provo a condividere su Facebook. No, non provare. Fallo. Sì, non vorrei che... Imperativo categorico, che non suoni come un improperio, insomma. No, non vorrei che tutto questo castello di software crollasse miseramente. Va bene. Proviamo. Ci senti, Gianni? Come stiamo messi? Ci senti? Ci senti, Gianni? Io sì. Voi? Ok, allora andiamo avanti perché si sente bene. Allora, io direi di lasciare a te l'introduzione di questa parte della trasmissione, perché sei tu appunto che hai lanciato questa idea, no? Discutere praticamente di questo tema. Io ho pensato anche, diciamo, traendo spunto dall'esperienza, diciamo, che ho avuto nel riversare contenuti in altri contenitori radicali, che questo fosse un tema importante, soprattutto per quanto riguarda ovviamente la realtà radicale. Noi sappiamo benissimo che le esperienze partitiche italiane prevedono sistemi appunto di organizzazione più o meno stabilizzati su un sistema binario, cioè o un partito accentrato, dove accentrato e centralizzato, dove i processi decisionali sono in mano a degli organi più o meno diciamo plurali o rappresentativi, ma comunque sia il processo decisionale viene tutto da una sede e poi magari organizzati nelle varie sezioni locali, che sono un pochino come delle ambasciate locali dell'ufficio centrale. E poi abbiamo il modello radicale, che è un pochino, ovviamente come sempre, rompe gli schemi e ha rotto gli schemi, che è appunto questo sistema attuale composto da associazioni che si vanno sviluppando e vanno sorgendo spontaneamente, potremmo dire, nel contesto del territorio.
che oggi tanto si sente nominare da altri, ma non hanno scoperto nulla di nuovo. E quanto l'esperienza radicale è arrivata ben prima. Per quanto riguarda appunto il sistema radicale, io volevo accennare soltanto alcune cose, cioè dilungarmi soltanto, una citazione breve, perché volevo diciamo comunicare qui a, non so quanti ascoltatori avremo, quello che per me è stato una conquista un po' tarda, forse. Una massa innumerevole, Gian. Non ho capito. Una massa innumerevole. Sì, sì. No, quello che volevo dire è che io, perché non sono dotato di grandi doti di comprendonio. Comunque, l'importante è che tutto il mondo radicale sappia appunto che l'organizzazione, il mondo radicale ruota intorno a un grande e unico luogo di produzione culturale e di approfondimento, che è il PRT, il Partito Radicale Transnazionale, che fu fondato, credo, negli anni 80, 88-89, se non vado errato, no? Budapest. Okay. E di cui fanno parte alcune delle associazioni più rappresentative. E queste associazioni appunto sono i Radicali Italiani, l'Associazione Luca Coscioni, Non Sono Tocchi Caino, Non C'è Pagina Giustizia, Anticlericale.net, la Lega Pannella e la Lista Pannella, e come vedo dal sito, e la Lega Lega Antiproibizionista, credo. Poi ci sta la Lega degli Esperantisti, che adesso non sì, so bene l'era. Come si chiama, l'era, insomma. E di queste credo che l'ultima entrata sia Radicali Italiani, in quanto è un'associazione radicale prima non facente parte, almeno fino al 2005, se mi ricordo male, non era parte del PRT. Quindi questa qua è la forma, partito, l'assetto, diciamo, che è strumento della produzione politica inventata e inaugurata dai radicali. Lo statuto è importante perché ovviamente tutto quanto viene da alcune regole circoscritto del PRT, ci dà delle delucidazioni su, diciamo, com'è un po' il rapporto tra queste associazioni e questa grande casa che è il PRT. E appunto io volevo leggere molto rapidamente questo terzo articolo dello statuto del PRT, che appunto riguarda le associazioni radicali, se mi consentite. Vai, vai Gianni, vai. A poche righe. E appunto io qua possiamo arguire il seguente testo, il seguente concetto. Le associazioni radicali sono costituite dagli iscritti che vi si associano per conseguire determinati obiettivi della mozione congressuale o per finalità politiche o culturali autonomamente determinate. Si esprimono in nome degli iscritti che vi si organizzano e non del Partito Radicale nel suo complesso, né hanno titolo per esercitare il monopolio della presenza organizzata del Partito Radicale in ambito territoriale, si autofinanziano e danno i propri ordinamenti interni. Quindi molto rapidamente, molto sinteticamente vengono delineate quali sono appunto gli ambiti, la possibilità di rappresentanza del PRT, quindi non c'è monopolio nell'ambito territoriale di una o altra associazione, tant'è vero che abbiamo molte associazioni che si... più di un'associazione che si in qualche modo interessano anche gli stessi argomenti. E quindi nella piena rispetto della pluralità delle vedute e dell'azione politica, i radicali appunto cercano di interpretare questo tratto di unione che è la politica in pratica, tra il cittadino e il potere. A questo punto, dati queste piccole informazioni, che sono delle piccole pillole informative, forse perché per nota autobiografica, che io sono riuscito in qualche modo a fare patrimonio del mio patrimonio in tarda età, potremmo dire, cioè questo rapporto un pochino tra quella che viene chiamata sempre con accenno di orgoglio, perché si percepisce sempre da Pannella come la galassia radicale, è stata insomma una cosa che penso che sia una delle prime cose da capire quando ci si avvicina al mondo radicale, ecco, capire un pochino la galassia e rispetto al PRT, che ne è, se così possiamo dire, l'astro più importante o principale, come si rapportano.
anche per capire un pochino qual è l'apporto e la funzione che si ha, che hanno l'una rispetto all'altra, ecco, insomma. Sì, sì, a proposito di Galassia, Gianni, tu naturalmente stai facendo, hai fatto una disamina attenta dell'articolo dello statuto e della forma e struttura del partito, insomma, voglio dire, esaustiva. Io ti volevo chiedere, adesso hai citato giustamente il Partito Radicale Transnazionale, che non nascondiamoci dietro un dito, da diversi anni, insomma, versa in uno stato, non dico comatoso, ma non molto serio perlomeno. Dopo l'afflato iniziale, no, se ben ricordi, tu sei sempre stato, diciamo, un attento osservatore, un partecipe entusiasta della vita del PRT, no? Hai questa formazione che è più rivolta forse verso il soggetto transnazionale. Non vorrei attribuirti cose che non sono tue, correggimi se sbaglio. Hai avuto sempre una sensibilità particolare verso il transnazionale. Sì, io praticamente adesso ho diviso appunto il mio intervento come appunto questa prima parte divulgativa, se così possiamo dire, sì. E poi qualche spunto di riflessione che ovviamente da qui ovviamente trasparivano alcune mie ovviamente convinzioni e che anche altrove avevo già, altrove sarebbe il forum di radicali.it, avevo già riversato per carità indegnamente. Che è una riflessione appunto che ci porta necessariamente a prendere in esame soprattutto per esempio qual è il potrebbe essere il rapporto ottimale tra gli iscritti e la composizione degli organi di queste associazioni, non ultimo anche del Partito Radicale Transnazionale. Io penso che ogni organizzazione, pur rispettando il pluralismo ovviamente nel processo decisionale, che poi appunto da cui poi si nascerà la linea politica, in qualche modo non può prescindere da una riflessione di un corretto rapporto tra una base degli iscritti e quale appunto sia il corretto rapporto tra la base e il numero, diciamo, di organi, il numero di partecipanti, dei membri che compongono gli organi. Per evitare un pochino quello che io in altri luoghi appunto avevo accennato, il pericolo di avere tanti generali per un po' troppo ristretto, certo. Che non, per carità, è una cosa molto bella perché si parla e si discute e ci si confronta, però ha poi ovviamente delle ripercussioni negative in alcuni versi. Intanto a mio parere vi è anche un dispendio che, se non da un punto di vista economico, per quanto anche economico, perché poi tutto quanto alla fine anche una semplice riunione, certo, comporta un numero di persone ampio che non possa essere contenuto in tutta Argentina, è sempre una spesa perché da qualche parte deve essere fatta, ma comunque sì, è anche un dispendio di energie, possibilità che le varie energie pluralmente riversate in questi organi a volte possano esulare da una sinergia. Cioè, certe volte accade che appunto si vada addirittura, non dico in sensi contraddittori, ma insomma si dissipa un po' lo sforzo umano che dobbiamo ricordare è sempre fatto in gran parte nel mondo radicale a base volontaristica. Io mi ricordo benissimo in un congresso di radicali italiani, adesso mi ricordo se nel 2005-2006 a Padova. Io parlo purtroppo soltanto fino alle Gife. Alle Gife, sì, è forse uno degli ultimi, perché poi ci furono i due di Padova, no? Ci furono i due di Padova, sì, gli ultimi due delle Gife. Io percepì e anche nell'assemblea radicale post referendum, era l'ultima Badossa, mi sembra, che prendemmo. Fiuggi, no? Cos'è? Che era l'assemblea, dunque, da dove il titolo era cosa? Sì, sì, Fiuggi o Chianciano. No, sempre a Roma. Sempre a... Non mi sono mai spostato. Cioè, a Roma, quando ho potuto, ho partecipato. Fuori, purtroppo, non era portata, come purtroppo per tanta gente che non stava a Roma, non era portata a Roma. Quindi, io mi ricordo precisamente, per tornare al discorso, che in molti dirigenti questa sensibilità e questa problematica era presente,
nel senso che la Galassia Radicale, appunto, che cita sempre Pannella con grande orgoglio, io sempre ho coniato altro termine, a volte rischia di diventare una nebulosa radicale, perché sì. La frammentazione è, diciamo, a volte anche eccessiva, insomma eccessiva è assoluto, per carità, una connotazione, diciamo, negativa, ma è una molto personale, appunto dissipa energie, dissipa anche e dissipa anche risorse. È un rischio implicito, purtroppo, no? È un rischio implicito che però, appunto, da quando ci sono, come sempre, pochi mezzi a disposizione, insomma, va presa in considerazione, perché, certo, voglio dire, bisogna, quando si hanno poche risorse, vanno utilizzate con il massimo, diciamo, della potenzialità e dell'effetto. Io dico precisamente che anche Capezzone aveva avuto questa sensibilità, aveva accennato in un suo intervento, e mi ricordo anche Emma Bonino, le sue parole, con una metafora che era quella delle finestre. Dire, ogni tanto apriamo le porte, apriamo porte e finestre. Le finestre che ogni tanto andrebbero chiuse, nel senso che anche lei ha percepito che, insomma, forse era una, diciamo, scelta nobile ma non sostenibile, o ai limiti della sostenibilità in un movimento come il nostro, che si autofinanzia in gran parte e che sta sempre a corto, diciamo, di risorse. Certo. Gianni, abbiamo ancora 5 minuti, e se vogliamo magari 4 minuti e mezzo, perché poi abbiamo soltanto magari suggerire un altro spunto di riflessione per chi ci ascolta adesso in diretta o oppure in registrata. No, ti spiego perché, Gianni, non perché non possiamo andare oltre i 5-10 minuti, perché l'hard disk ci dà 4 minuti e 50 secondi ancora di spazio, poi dobbiamo interrompere, allora, registrare. Molto rapidamente sintetizzo. Un'altra cosa importante da prendere in considerazione, io credo che sia il rapporto tra diciamo, la scelta tra la predilezione, tra il rapporto partito iscritto oppure predilige il rapporto tra partito ed elettore. Il mondo radicale, per varia scelta, diciamo, politica, in qualche modo ha prediletto sempre il rapporto tra partito e iscritto, cioè contributore, il famoso obolo, sappiamo tutta qual è la retorica, insomma, in questo senso, soprattutto di Marco Pannella, che si rifà al liberale, no, Carandini, insomma, sì, l'obolo, esatto, di un uccellino, eccetera, eccetera, ma in qualche modo forse trascurando il rapporto con gli elettori, che sono a mio parere anche importanti, e quindi una certa intelligibilità, una certa saper fare un po' di marketing, tra virgolette, radicale, anche a coloro che non frequentano le cose radicali e che certe cose risultano umanamente poco comprensibili. Sì, sì. Questa è una vexata questio, sappiamo, insomma, abbiamo avuto diversi confronti su questa materia. È uno spunto di riflessione che piacerebbe che anche, vabbè, è un'utopia, che insomma anche a livello dirigente, forse ne parlano ma non lo sappiamo, insomma, fosse dibattuta, insomma, se è visto che il numero degli iscritti, io parlo sempre di radicali italiani, vedo che non aumenta nel tempo, anzi scema sempre più, e io credo che senza elettori non ci sia partito, a meno che non si voglia fare il partito degli iscritti, ma poi ci si corre il pericolo, come ho detto anche altre volte, sempre nel contenitore radicali.it, di fare il salottino letterario. Il rischio dell'autoreferenzialità, diciamo. Esattamente, no? Autoreferenzialità. Sì. Roberto, che ne dici tu? Diciamo che non sarei così duro nei confronti della dirigenza, considerando le condizioni oggettive nelle quali diciamo il partito si muove. Però ci ho detto, senz'altro portare avanti il dibattito nei termini in cui lo ha avviato Gianni è una cosa interessante, cioè da approfondire, senz'altro, per cui restringere un dibattito così importante in soli 20 minuti mi sembra veramente tempo sprecato. Sì, e quindi io proporrei magari in una delle prossime domeniche, non solo degli input, sperando che prendiamola come trasmissione preparatoria, come perché sicuramente è una cosa da affrontare con almeno un'ora di tempo e magari in più puntate, e altri ospiti. Però è un argomento stimolante, assolutamente interessante, quindi complimenti a Gianni per averlo individuato, perché poi è la scommessa per il futuro, no, del PRT.
Gianni, purtroppo ci dobbiamo salutare perché sta per completarsi il tempo dell'hard disk. Mi saluto, spero di aver fatto una figura più degna dell'altra, del domenica. Assolutamente sì, si è andato benissimo. Bravissimo. Anche l'altra volta, non dire fesseria. La mannaia sta per calare. Ho cercato di curare, grazie anche ai due assistenti di studio generosi, quindi speriamo. Ti salutiamo. Ciao. Ok Gianni, ciao, noi Gianni. Ti salutiamo e intanto mandiamo uno spot e invitiamo i compagni di Radicalis Caserta subito dopo lo spot. Questo ciclo di trasporto li manderemo in onda. Sono già pronti, scalpitano. Sono già pronti, ma devono aspettare perché dobbiamo fare il cambio di hard disk per la registrazione. Quindi un attimo solo che mandiamo il pilota automatico per 3.